Amici di Sardegna 1, bentornati a Piatti di Sardegna. Prosegue il nostro excursus attraverso i sapori di questa bellissima isola. Prima che il vento mi porti via, vorrei dirvi almeno dove ci troviamo. Siamo a Guasila. Andiamo assolutamente a scoprire quale sarà il piatto di oggi. Bentornati a Guasila, noi ci troviamo a casa Cicalò, la casa del presidente della Proloco e della sua signora, la signora Barbarina. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. E grazie di averci ospitato. Innanzitutto vorrei anche ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa puntata, perché veramente l'organizzazione, l'allestimento va ben oltre insomma quello che avevamo richiesto noi. Quindi cominciamo la nostra carrellata dei prodotti dai salumi. I salumi sono prodotti tutti a Guasila, ci sono le salsicce, la lonza e varie altre cose, la pancetta, il lardo. Quello che mi incuriosiva, signora, sono quei due oggetti, credo fatti a mano. Di cosa si tratta? Quelle sono fatte, una saliera antica, diciamo, che portavano i contadini in campagna per un contenitore di sale. E poi l'altro era il bicchiere per bere, sempre fatte dalle corna del bue. Perché se li portavano? Sì, in campagna. In campagna, sì. Bene, continuiamo la nostra carrellata con gli affettati, sì. Tutti i salumi, poi c'è il prosciutto. Allora, voi dovete anche sapere che Guasila è un posto di artisti, è un paese veramente dove tutto è molto creativo, a cominciare non solo da questi splendidi oggetti. Questa sono, cos'è, una zucca? Sì, sono le zucche lavorate. Dopodiché ci sono anche delle bellissime ceramiche qui esposte. Signora di Guasila, sempre? Assolutamente. Dopodiché qui a Guasila c'è una forte produzione di aglio. Sì, è stato prodotto qui a Guasila sia l'aglio che il zafferano. C'è lo zafferano, sì. Che si vede là in fondo. Noi ci spostiamo da questa parte, scusate la colonna, per ritrovarci poi con l'olio e le olive. Sì, anche l'olio è prodotto qui a Guasila, le olive lo stesso. Io vorrei anche spendere un minuto per presentare delle decorazioni artistiche che ha fatto la signora Barbarina qui vicino a me. Guardate che meraviglia, la tegola dipinta, questo decoupage, signora è veramente brava. Grazie, grazie. Qui c'è una forte, si sente veramente la creatività dei vostri abitanti, insomma, sì. Tutti bravi, sì. Continuiamo poi con il vino. Il vino è prodotto sempre a Guasila ed è Monica. Il pane, invece, diversi tipi di pane. C'è sugi fragio e sugo koi. Bene, il pecorino, classico. E mentre il signor Gigi sta arrostendo per noi un buonissimo capretto, noi continuiamo la nostra carrellata dei prodotti perché siamo giunti ai dolci. Allora, vi faccio vedere i candelaus, che sono molto caratteristici di Guasila. Vogliono una lavorazione particolare. Si fa prima l'impasto, poi si fanno le forme tutte a mano, si glassano e si decorano. Con il loro foglio, sì. Anche i fiorellini sono fatti, li faccio a mano. Assolutamente belli, che è un peccato mangiarli quasi, però sono fatti a mano, li prendono per le comunioni, per gli sposalizi, per occasioni particolari. Anche per occasioni particolari. E guardate, anche questi sono posti su un bellissimo piatto. La signora non voleva che io lo dicessi, però sono talmente belli questi piatti che la signora fa decoupage. Ma continuiamo con i nostri dolci. Ci sono le pardule. Ci sono le pardule, sono fatte li facciamo sia di formaggio che di ricotta. E poi ci sono gli amaretti. Invece il croccante, diciamo, in italiano, sul gatto o in sardo, in foglie di limone, ricordiamo, col miele, mandorle. Sì. E ci sono i guelfus e poi ho fatto la torta. E poi, no, non lo diciamo perché questa è una sorpresa, non ci è mai capitato, un grande onore. Guardate cosa hanno preparato per noi i signori Cicalò, un bellissimo bellissimo dolce per Piatti di Sardegna e Sardegna 1. Grazie mille.
Oggi ci saranno due cuoche. Le presentiamo subito: la signora Franca, buongiorno. Buongiorno a voi. E la signora Anna Maria. Buongiorno. Noi presenteremo due piatti, dunque iniziamo subito col presentare il primo piatto, quello che cucinerà per noi la signora Franca. Eccolo qua, quindi come si chiama innanzitutto? Sono le polpette tipiche di Guasila, sono polpette fatte in bianco. Bene, quali sono gli ingredienti per fare delle ottime polpette? Allora abbiamo la carne macinata di maiale, delle uova, prezzemolo, aglio, cipolla, del sale, lo zafferano e il pane grattugiato e del vino bianco. Bene, dunque invece andiamo ora a scoprire qual è il secondo piatto di oggi con la signora Anna Maria. Signora, come si chiama il piatto? La fregola con la salsiccia. Bene, gli ingredienti sono? Salsiccia, cipolla, prezzemolo e pomodoro. E pomodoro, benissimo. Ora è arrivato il momento clou di piatti di Sardegna, il momento in cui le signore indosseranno i grembiuli, perché andremo a cucinare. Quindi un grembiule per lei, prego, e un grembiule per la signora Franca. Allora, signora Franca, vogliamo cucinare. Quali sono le fasi di preparazione del suo piatto? Allora, prima si prende la carne macinata, si aggiungono le uova, prezzemolo, aglio, lo zafferano e il pane grattugiato. Si amalgama tutto bene e dopodiché si fanno le polpettine. Poi, vabbè, vengono impannate col pane grattugiato e si mettono da parte. Allora si prende un tegame, si mette un goccio d'olio e si fanno saltare, rosolare, diciamo, le polpettine. Dopodiché si affetta la cipolla e si rovescia la cipolla lì, si fa rosolare e si aggiunge un goccio di vino bianco. Quando è evaporato si mette lo zafferano, e se proprio un goccio d'acqua così, ma giusto per... E si lascia cuocere, che ne so, un'oretta, una roba del genere, e diventa questo sughetto cremoso. Dopodiché il piatto è pronto. Ed eccoci giunti al secondo piatto. Dunque, signora Anna Maria, presenti il suo piatto, come si fa? Si prende la salsiccia, come si dice, la carne di salsiccia, si fa soffriggere. Quando è ben soffritta si aggiunge la cipolla, volendo anche un poco d'olio d'oliva si può aggiungere se la salsiccia è magra. E si fa rosolare bene e poi, quando è ben rosolata, si mette il sugo di pomodoro. Nel frattempo si è messa l'acqua a bollire, quando bolle si sala e poi si mette la fregola dentro, no? Quando è ben cotta si scola e si condisce con questo sugo e una manciata di pecorino. Il piatto è pronto. Pronto. Abbiamo precedentemente accennato che Guasila è un paese di creatività, di artisti, e la signora Franca qui accanto a me ne è un altro esempio. Dunque la signora da qualche anno si cimenta nelle creazioni più diverse, centrini, cosa sono questi, degli scialli? No, sono degli scialli apposta per i costumi sardi, tutti interamente ricamati a mano, rilevati da scialli antichi di oltre 200 anni, e poi ci sono dei grembiuli, tutto questo lo faccio per hobby, e niente, poi qui ci sono degli esempi di asciugamani. Benissimo, noi torniamo un attimo indietro anche per ricordare che questo paese è un forte produttore di grano. Sì. Quindi ci sono. Sargenta è molto rinomato, è molto famoso proprio per quello. Non solo, ma anche lenticchie, fagioli, ceci. Sì, 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 sì. E poi ci sono alcuni piatti di un'altra signora che li fa artigianalmente, anche lei è un'artista della terracotta. Ed ecco, ora vi presento il nostro prezioso contatto per Guasila, il presidente della Proloco di Guasila, il signor Gigi Cicalò. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei, benvenuto a casa mia. Ecco, alla sua ed anche della signora Barbarina, un'altra artista di Guasila. Della nostra casa. Sì, della vostra casa. Dunque, signor presidente, quali sono gli appuntamenti per tutti coloro che volessero venire a trovarvi qui a Guasila? Le sagre, le manifestazioni? Guasila fa alcune manifestazioni, non sono troppe, ma sono abbastanza ricche di tutto quello che ci potrebbe essere. Noi abbiamo fatto il carnevale da poco, poi cominciamo con la sagra della Madonna d'Itria, che è una festa campestre dove partecipiamo sempre con un rinfresco, qualche serata musicale e un po' di folk. E poi
Dopo si parte subito con la festa patronale, che è la festa del Ferragosto, 14, 15 e 16, dove la festa comincia dal mattino con la caccia alla giavenca, unica manifestazione in Sardegna e in Europa che ci possiamo vantare di avere. E stiamo riportandola bene in luce perché ci preme farlo sapere a tutti, che molta gente venga a vederla. È la tipica caccia alla giovenca con il lasso, e poi c'è tutto un preparativo che poi si benedice la giovenca, si porta in chiesa, insomma, diverse attività. Ebbene, anche oggi i nostri piatti sono pronti. Da Guasila ringraziamo assolutamente il sindaco Giorgio Melas, il presidente della Proloco Gigi Cicalò, le nostre cuoche di oggi, Barbarina, Franca, Anna Maria e tutti voi chiaramente che seguite i piatti di Sardegna. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 12.45 e alle 18.45, con questa bellissima torta dedicata a tutti noi e a tutti voi. Vi salutiamo da Guasila, è tutto. Arrivederci, a domani.